Preferiremo una denuncia nei confronti di questa signora. E la denuncia che cosa consiste? Cioè, ad esempio, chat, per quale motivo viene denunciata? Ma per le dichiarazioni che ha fatto. Ha fatto delle dichiarazioni gravi sul ministro, totalmente infondate, e dunque deve rispondere delle sue azioni. Qual è secondo lei l'affermazione più grave che ha fatto in queste ore la dottoressa Maria Rosaria Boccia? Quella che ha fatto alla stampa ieri, cioè che il ministro sarebbe soggetto al ricatto. Stiamo verificando una per una le dichiarazioni della dottoressa Boccia per renderci conto se c'è una violazione della riservatezza di quella che è stata la vicenda umana che ha accomunato per breve tempo queste due persone. Quello che mi lascia perplesso è un po', come dire, più che altro il contesto e questo scandalo che è sorto intorno a questo personaggio, che parte immediatamente segnalando su Instagram il fatto che non è stata nominata. E su questo poi si scatena questa bagarre politica che risponde proprio alla classica doppia morale, la morale propria e la morale dell'avversario. Insomma.